Nuova partita, andiamo a fare il culo a qualche... Ah, oddio mio, cos'è sta roba? Stavo solo cercando di battere il mio record personale. Pensavo fosse un easter egg. Ah no, è un easter egg. Oddio, provo la modalità massacro. Mannaggia, aspettate che devo ancora riprendermi. Oh, accetta la sfida, rifiuta la sfida. Seleziona rifiuta la sfida per avviare il gioco modalità normale. La modalità massacro sarà applicata solo a questa partita. Per ulteriori tentativi dovrai aspettare che la modalità massacro venga attivata di nuovo. Questa modalità non sarà inclusa nel gioco completo. Oh! Contenuti esclusivi! Magari sono pure il primo a portarlo in Italia. Oh! Accetta la sfida. Yare yare ta. Porca miseria, stavo solo cercando di battere il mio record personale, sul serio? Ero tipo al mio terzo tentativo. Anche perché è una... Vabbè, saltiamo la intro, tanto non serve a niente. Giusto per divertirmi un po' con la demo, perché è bella, cioè... Ci sono tante cose da scoprire. Poi ci sono anche qualche easter egg da scoprire, come questo. Poi mi è capitata sta roba. Madonna, mi sono spaventato a morte. Stupido jumpscare. Beh, finora non è cambiato niente. Però modalità massacro, facendo due calcoli, secondo me... È semplicemente una modalità difficilissima. Quanto si sarà allontanato? Dipende quanto sei credente. È morto, quindi ha miglior vita, è dall'altra parte. Perciò se sei credente magari ti è molto vicino, è molto vicino a te. O magari è lassù nel cielo che ti guarda, chi può dirlo? Comunque dicevo che probabilmente è una modalità più difficile, in cui i mostri sono più cattivi, più difficili da battere. In questa casa ha bisogno di un pochino di lavori. Conosco il muratore ideale per questo lavoro. Lascerò il bigliettino da visita sul cadavere del tipo al quale sto per spezzare il collo. Perché ti guardi in giro? Apri e basta. Su, su, andiamo. Ti prego non chiedere se c'è qualcuno. Per favore, almeno in modalità massacro non chiedere se c'è qualcuno qua dentro. C'è nessuno? Come hanno detto. Agente segreto da 4 soldi. Raccogliamo sto totem di Blair Witch. No! Magari in questa modalità. Chissà se si può vedere il nemico qui. Questa è la cucina, no? Sì. No, non si vede. Chissà se in questa modalità... I nemici sono più forti, magari ci sono dei nemici esclusivi, tipo... Avete presente i tipi ai quali esplode la testa ed esce fuori la lametta? Magari c'è in questa modalità. Oh! No, contenuti esclusivi! Ah sì! Diventeremo famosi, ragazzi. Con questo video diventeremo famosi. Apri. Vabbè, qui la scenetta in cui spezzavamo il collo all'amico. Spoiler alert, ragazzi. Coprite le orecchie se non volete saperlo, ma questo tipo non è veramente morto. Purtroppo non li posso sparare. E infatti non mi fa neanche sparare, sto bastardo! Coltellalo, è vivo, è ancora vivo, te lo dico io. Non serve a niente. Questo l'agente non più attivo. Apri. E poi no, se ci pensate. Teoricamente sì, si mette male Leon, perché alla fine ha ucciso una persona innocente. Da un punto di vista legale quest'uomo non ha fatto niente. Ha provato ad uccidermi tecnicamente, ma era dentro a casa sua, io ho violato proprietà privata. L'unico crimine del quale si è macchiato è uccidere quel povero coniglietto. Quindi potrei tranquillamente essere ricercato dalla polizia locale spagnola per aver ucciso un uomo innocente dentro casa sua. Sclapatung. Andiamo in cantina a cercare il mio amico poliziotto, che ovviamente non ce l'ha fatta. Oh! Se uccido questo topo mi droppa qualcosa? Povero topolino. Topolino mio, ce l'avrà a morte con me. A Disneyland non sarò più il ben accetto. Non mi faranno più entrare a Disneyland dopo questa. Ok, qui trovavamo il nostro amico morto. Vabbè, amico si fa per dire, perché alla fine mi ha insultato per tutto il viaggio. Perciò non è proprio quella gran perdita. No, mi chiedo se posso sniccarlo. Magari lo posso sniccare. Sì, sì. Oh, geniale. No, ok, fa il rumore di qualcuno. Oh, sono in due! Sniccare un cazzo! No, 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 no! Abbi pietà! Pietà, amico! Oddio! No, 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 no! Non mi toccare! Perché siete tre? Ne ho ucciso uno solo! Ne ho ucciso uno solo! Mi chiedo se lo posso uccidere a questo tipo. Na 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 na. Ah! No! Non ha funzionato! Non ha funzionato! Mi è comparsa l'icona, ma non ce l'ho fatta. Qui si saltava dalla finestra. Oh, che spavento. Me ne aspettavo uno solo, non tre. Qui qualcuno ha vissuto quel giorno del mese. Per niente bene. Vuol dire che i nemici sono tripli. E tutti potenziati. Corvo, nulla di personale, ma mi servono i punti. Le tue pesetas. Dammi qua le tue pesetas. Le pesetas, yeah. Sempre 12 colpi. Quindi non è cambiato niente qui. Qui c'era polvere da sparo, se non sbaglio. Sì, 2 di polvere da sparo. Purtroppo non ho le risorse. Oh, corvi, nulla di personale, lo sapete.
Lo sapete benissimo, nulla di personale, ragazzi. Polvere da sparo, un corvo che droppa polvere da sparo. Dove la tenevi, corvetto, la polvere da sparo? Anche le pesetas, eh? Dove tenete? Dove non batte il sole? Pervertiti di corvi. Corvetti pervertiti. Ma se prima erano tre vuol dire che qui saranno sei. Perché qui c'erano tipo due tipi che mi aspettavano. Anche qua non si potevano sniccare, perché... Oh! Ah, è perché ho sparato. Avete visto quel tipo che è scappato via? No, guardatelo lì! C'è lì, nonnetto! Nonno forcone che mi aspetta col coltello! Lì, col forcone. Ho detto nonno forcone. Cosa mi indichi? Mi hai visto? Benissimo, mi hanno visto tutti, ho sparato. Mi hanno visto dall'America dove sono. Nonno mio! Buon riposo! Oh, si sta rialzando! Non più, problema risolto. Ehi, ragazzo falcione. Mal di testa? Vuoi una molly? Oddio, anche questo si rialza. In modalità massacro si rialzano tutti, mi sa. L'ho usato come skateboard. Che ridere. Ah, trappola. Trappola. Oddio, è vero. Questo vuol dire trappola. L'ho proprio detto senza problemi. Questa roba vuol dire trappola, ragazzi. Attenzione. Qui c'era una trappola per orsi. Mi sono completamente dimenticato. Eccola qui. Trappola per orsi? Ah, il tipo che è scappato è il tipo che veniva in questa casa a farmi una sorpresina. Ah, il mio amico Silvestro o Gervasio, come ti possiamo chiamare? Gervasio suona meglio. Dai, esci fuori la testa, su. Su. Cosa? Gli ho sparato all'ascia. Figlio di puttana. Cosa? Non se ne è accorto. Amico mio Gervasio, che succede? Oh, vedo che se ti becco in testa te ne accorgi però. No, Forestero? Forestero sei tu per me, Forestero. Perché questa è casa mia adesso. Si rialzano tutti! Tutti si rialzano! Hai capito? Questa è una cosa nuova. Tra l'altro il mio coltello di plastica pressata si sta per rompere. Con cosa li fate i coltelli degli agenti segreti in America? Con... riciclando le bottiglie di Valmora? Cioè... ho accoltellato tre persone e già rotto praticamente. No, un'idea! Un'idea! Magari posso salvare il mio amico poliziotto. Sparando al tipo con la torcia. Oh, geniale! Oddio mio! Mi ero dimenticato di te. Ciao, bello! Sei un bravo ragazzo, ma non credo che tu abbia la testa sulle spalle. Quanto faccio ridere. Ti prego, non ti disiscrivere, no? Dammi un'altra possibilità. Allora... no, è una cosa scriptata. Tra l'altro ho attirato l'intero comitato d'accoglienza. Nonna, lei è un po' troppo felice di vedermi. Oh, cosa? Perché? Perché non me l'hai fatto accoltellare? Lì, uccidere. Oddio, no, nonna. Pietà, pietà, nonna. Combatti? Ma li hai visti quanti sono? Sei pazzo? Via, via di qua, via di qua. Non siamo i benvenuti, riesco a capire al volo quando non sono il benvenuto. Il mio coltello è praticamente rotto ormai. Guarda quanto danno mi hanno fatto! Pazzia! Pazzia! Non posso mettere... no, non posso mettere niente. Oh, questo si spacca. Prendi tutto, prendi tutto. Prendi tutto. Salta via. Spazio! Ciao, nonna! Nonna forcone! Ti conviene tenerlo in tasca quel forcone, se no te lo infilo dove non batte il sole. Fidati di me. Sapete cosa? Posso utilizzare un'erba medica. Facciamo così, va? Anche a te vale la stessa cosa che ho detto alla tua amichetta. Entriamo dentro la casa, recuperiamo il fucile a pompa. Ah, questa cosa succede a prescindere, ok. Tra l'altro sempre il vecchio di merda, non premi le palle. E qui arrivava il mio amico Dottor Salvador, Mister... motosega! Oh, è incandescente la motosega, mi do il tabassacro! Cosa è fatta con la lava? Oh mio Dio! Neanche io ci posso credere, mi sa che se quella roba mi sfiora anche un capello, io sono... benedetto! Oh mio Dio! Oh, questo lo posso spostare! Una cosa che non sapevo. Guadagna un po' di tempo così. Geniale, geniale. Spacca tutto, spacca tutto! Spacca tutto, prendi tutto. Granata frammentazione alla grande. Vieni qua. Via. Oh, taglia con la motosega attraverso la porta. Troppo, tanta roba sto gioco, no? Non vedo l'ora che arriva il 24 marzo. Prendi la granata. Ciao, bello. Se n'è andato. Ha visto che ha raccolto la granata frammentazione e ha detto fuck this, I'm out. Nonna, non farmi incazzare. Madonna mia. No, eh. Oddio. No, eh. No, eh. No, eh. Quello corre sempre. Pazzia. Non correre? Oddio! Cosa? Sei matto? Sei matto? Sei matto? Cos'è sta roba? No! Ma perché cade così? No, eh? No, eh? Amico mio? Ma vai a cagare, scemo.
Sapevo che avrebbe provato a prendermi. Oh madonna mia, che paura. Dov'è il Mr. Motosega? Mr. Motosega? No, eh. Nonna Forcone? Oddio, corre sempre in questa modalità. Oh, oh, oh. Pace, pace, fratello. Via, torniamo indietro. Torniamo indietro. Grada numero 2. Ah! Funzionato. Meno male. Via. Oh! No, no, qua mi serve un altro kit medico, se no sono morto. Porcaccia la miseria, non ho più colpi. Via. Via. No, no, non mi toccare. No. Oh, cosa? Sei matto? Sei matto? Sei matto? Mi ha tirato una forconata lì, una padellata in fronte e sono morto. Dai! Cosa? Beh, non è un bel modo per andarsene. La flashbang non ha fatto un cazzo, insomma. Intensa sta modalità, ragazzi. Intensa.